Gentili signore e signori, ben ritrovati nuovamente. Siete collegati con la redazione giornalistica di Pianeta Oggi TV da Venezia, in collegamento diretto con Radio Sayus di Treviso. Sono le 21:32, dunque io sono Massimo Bonella per la conduzione di una trasmissione speciale dedicata in modo particolare al ricordo delle foibe. Dunque, prima di entrare in collegamento con Trieste, che avremo un gentile ospite, signora Silvana Mondo, vi do alcune notizie, in modo particolare una notizia degna di rilievo della giornata. Dall'estero, dunque, rabbia e sgomento a Campton, cittadina dell'area metropolitana di Los Angeles, dove una bimba di 1 anno è stata uccisa da un proiettile vagante. La piccola è stata colpita al volto mentre si trovava nella culla. Il proiettile sarebbe partito da un'auto in corsa. Una testimone ha raccontato di aver visto due uomini a bordo di un'auto accostarsi alla casa per poi cominciare a sparare. I proiettili sono passati attraverso la porta del garage e hanno preso in pieno la bimba, illeso il padre che era con lei. Ed ora introduciamo la trasmissione di oggi con una notizia. Dunque, parliamo del giorno del ricordo. A distanza di 12 anni dall'istituzione del giorno del ricordo, è sempre più difficile rimuovere i massacri delle foibe, dimenticati per quasi 60 anni, pensate. Con l'occupazione jugoslava di Pola, Gorizia e Trieste, nel maggio del 1945 si dava il via alla deportazione di migliaia di persone di varia etnia, secondo le stime degli angloamericani. Di queste, più di un migliaio persero la vita in esecuzioni, ma anche in prigioni jugoslave e in campi di concentramento. Si aggiungano le vittime, per lo più italiane, delle zone multilingue della Dalmazia, dell'Istria, di Fiume e delle isole del Quarnero. Ebbene, approfondiamo questa cosa con un ospite che l'abbiamo in collegamento con noi, in collegamento telefonico da Trieste. Adesso vi farò subito sentire la sua voce. Lei è la signora Silvana Mondo, una vecchia conoscenza con il sottoscritto. Siamo stati assieme in varie occasioni negli anni scorsi sulle foibe a visitare questi posti molto tristi. Dunque, è una signora che si è sempre interessata del suo territorio, della storia di questo territorio così molto martoriato. Adesso io ve la faccio sentire. Dunque, vediamo di perfezionare il collegamento con Trieste. Dunque, eccoci qua. Allora, Silvana, ci sentiamo. Buonasera, Silvana Mondo. Buonasera a tutti voi, grazie dell'invito e a tutti i vostri ascoltatori. Ecco, io intanto chiedo alla regia centrale di Treviso se l'audio vi arriva bene, che allora proseguiamo. Benissimo, un po' alzare Massimo perché è un po' basso. Sto Sì, cercando di alzarlo. va bene. Allora, ecco, allora dunque, Silvana. Tu ti ricordi benissimo quando siamo stati in queste aree, in queste zone così tristi. Ecco, un tuo commento, cosa si prova, voi lì del posto, cosa provate quando andate davanti a quei E muri? noi sentiamo un grande dolore, un'area avvolta da un grande dolore, specialmente la foiba di Basovizza, che risiede nel comune di Sant'Orlivo della Valle, dove io abito. Mio marito è istriano, io sono di origine emiliana, però lui sente molto, anch'io, tutta la storia, l'abbiamo vissuta da piccoli quando siamo venuti a Trieste, abbiamo visto, conosciuto tutte le persone, io faccio parte anche dell'isola nostra, dove è nato mio marito, questo è il gruppo che lavora e prepara tutte le relazioni e tutta la realtà dell'esodo di ogni parte, però sono legati tutti insieme, la comunità degli italiani. Ecco, Silvana, se puoi magari alzare un po' la voce, װװ==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 
che... Sì, va bene, adesso parlo più forte, va bene così? Ecco, è già meglio, sì, grazie Silvana. Ecco, parlerò più forte. Ecco, io volevo chiedere... Un po' mi emoziona questo argomento. Eh beh, è comprensibile, assolutamente. Silvana, perché c'è stato questo silenzio? C'è stato questo silenzio perché si è voluto cancellare tutta questa triste vicenda. Vorrei ricordare che dopo la firma del trattato di pace nel 1946, una trasmigrazione più ridotta, diciamo, di 350.000 persone si verificò nel nostro paese. Non erano stranieri, erano italiani cacciati dai territori che un trattato assegnava a uno stato feroce ed intollerante. Forse sì. Non c'era la televisione, no? Questo arrivo non era stato messo in risalto dalla stampa, che ne dedicava pochissimo spazio. Ecco, per parte di questi italiani finirono smistati in aree di paese politicamente studiate, sì. Infatti senti campi profughi, in depositi abbandonati come il Silius di Trieste, tristemente noto in questi giorni per diciamo i migranti che... Ecco, possiamo ricordare il nome di questo posto? Si chiama il Silos. Il Silos. È vicino alla stazione di Trieste. Ah, ho capito. Sono andati i nostri cittadini italiani in condizioni igieniche, sanitarie, precarie. Ecco, assegnato a loro una stanza, doveva convivere un'intera famiglia col freddo. E hanno passato l'inferno queste persone, venendo via dalla loro terra, chissà quanto dolore. Ci sono portati dentro specialmente gli anziani, sì. Lo vediamo dai filmati, c'era... che vengono preparati dalla televisione finalmente. Ecco, adesso cominciamo un po' a parlarne. Sì, cominciamo a parlarne, grazie all'Associazione degli Esuli. Ecco, grazie a tutte queste persone che hanno lavorato, cominciando con l'avvocato Sardo Salvertini. Il figlio, il padre, ora non ci ha lasciati, però tante altre persone. Finalmente c'è stato il coraggio dello Stato italiano di prendere posizione, hanno dovuto fare un grande lavoro anche con la realtà slovena, con la realtà croata, no? Sì. Perché prima c'era la Jugoslavia, hanno riconosciuto finalmente i torti, le cose che sono state fatte, però in verità ne mancano ancora molte. Certo. Ecco, diciamo che incominciano i mass media a parlarne, comunque bene o male c'è stata sempre un'informazione da parte dei media trasfrontalieri, mi riferisco anche alla RAI di Trieste, anche oggi c'era nel pomeriggio, nell'ora della mezza Giulia, una interessantissima trasmissione. Molto bella, se l'ascolto sempre. Certo, quindi possiamo dire che adesso un po' se ne parla. Sì. Ecco, ci puoi raccontare come venivano portate queste persone sopra al carso e poi gettate? Perché non riesco come dire. Venivano portate via di notte, venivano molte volte prese di notte. Ah, ecco, di notte. Di notte venivano prese, venivano legate e venivano. C'è il mio cane che appaia, scusate. Nessun problema. E venivano portate legate direttamente alle foibe. Quindi allora venivano praticamente prese di notte, magari durante il sonno, legate con catene portate su. Li portavano via. Io vivo in un comune dove c'è la minoranza etnica slovena. Sì. Anche gli stessi sloveni, le persone molto aperte, le persone veramente capaci di comprendere, me lo raccontano gli anziani, sì. Che li vedevano passare. Ah, ecco. E quindi era tutto una realtà di terrore, una realtà spaventosa, e li portavano in queste foibe, le foibe nella realtà carsica piena di ma questa di Basovizza è enorme. Ecco, quanto profonda è quella che abbiamo visto noi? Molto profonda, non ho proprio dati esatti, però che mi pare un centinaio di metri, forse di più. Addirittura, quindi insomma... Profonda, molto. Ecco. E oggi c'è stata questa bellissima, diciamo, bella tra virgolette, questo ricordo così importante. A me è dispiaciuto molto che non sono potuta andare perché ho mio marito che non sta bene, e non mi sono potuta sentare, però...
io qua passerò domani, e il mio pensiero era come se fossi là, però era una manifestazione molto importante dove sono sentite delle parole prese in posizione veramente chiare, come è stato fatto anche l'incontro a Roma. Sì. Mi ha rincuorato sentire veramente finalmente parole di verità e di chiarezza. Ecco, questo quindi a voi vi fa piacere sentire che se ne parla, e forte anche. È forte, parlare forte e parlare chiaro, e dopo fanno anche trasmissioni dove parlano le persone interessate. Il mio marito ascoltava e poi può immaginare, si è anche molto emozionato. Ecco, perché credo che da parte proprio di tuo marito avete avuto dei problemi con i parenti da parte di tuo marito. Sì, dopo sa, venendo via le famiglie si sono anche disperse un poco, no? Sì, perché sì. Uno è andato a migrare da una parte, da una nazione in un'altra. E i suoi genitori hanno terminato la loro missione terrena, e allora sono rimasti questi due fratelli, però la presenza e il ricordo è molto costante, molto importante. È importante perché è stato un qualcosa di veramente di atroce che è stato fatto contro la nostra gente. Avevano solo per difendere la loro italianità. Molti sono venuti via costretti, perché sono stati obbligati a venire via con delle vessazioni spaventose, però alcuni sono ancora rimasti là e hanno avuto un grande coraggio. Speriamo che adesso entrando nell'Europa, sia la Croazia che la Slovenia, le cose cominciano ad aprirsi molto di più. Però i contenziosi, i nomi cambiati della toponomastica sulle case, sulle vie, e c'era il decreto che non doveva venire con il memorandum di Londra, che non dovevano venire toccati, mentre invece volevano cancellare l'identità e la presenza italiana, hanno cambiato tutto. Addirittura sui documenti degli esuli non riescono ancora oggi, visto questa burocrazia e visto ormai la modernità dell'informazione, non hanno ancora i nomi esatti dove sono nati. Ho capito. Quindi c'è tanto ancora lavoro da fare, però è importante che i giovani, che anche i meno giovani, perché ci sono persone di mia età, forse anche un po' più giovani, ma che non sapevano niente. Sì, è vero questo. Non si sapeva niente. Noi siamo venuti a Trieste nel 52, la mia famiglia. Sì. Non si sapeva niente. Noi vedevamo, quando cominciò l'esodo, vedere sulla strada queste persone che con le loro mascherizie tornavano, venivano messi verso la città di Trieste, perché abitavamo vicino nella periferia di Trieste noi. Sì, siete a ridosso del confine praticamente. Veramente, non si comprendeva, io ero ragazzina, mm-hmm. Non si sapeva nemmeno cosa dire. Quindi c'era la via Flavia che era piena di... Via Flavia, io abitavo in via Flavia. Ah, ecco, e quindi hai avuto modo di incontrare tutta questa gente? Sì, li vedevamo passare, dove andavano, li hanno messi nei posti fatiscenti, li hanno addirittura in camere di 10 persone, dopo hanno fatto un po' i campi profughi, e li hanno messo le baracche di legno, che di notte veniva dentro anche la pioggia, avevano una stufa per scaldarsi. Chi era all'inizio della stanza aveva anche caldo, poi chi era in fondo era gelava del freddo. Ah, sì. E dopo hanno migliorato, però il fatto di averli mistati e di essere stati offesi, perché loro quando arrivavano nelle città dove li mandavano, venivano offesi, venivano attaccati, ma erano italiani. Pensate il dolore di questa gente per aver difeso la loro italianità. Sì. Ma allora, ecco, io ho notizie che questi italiani che sono scappati verso la madre patria, possiamo dire a questo punto, cioè verso ovest e nord ovest, ecco, venivano anche, come si può dire,
non tanto visti bene, trattati bene dagli italiani, insomma, dagli stessi italiani. No. Ti risulta? No, erano trattati come fascisti, come persone non degne di fare, perché fu una politica proprio voluta sì. di farli apparire in quel modo. Ecco, allora voglio dire, loro praticamente si sentivano, come dire, terra di nessuno. Sì, sì. Quindi come, una crisi di identità anche. Certamente, erano trattati in questo modo. Ecco, e gli italiani invece che sono riusciti a resistere di là, che dopo insomma sono nate le varie comunità eccetera, ecco, come hanno fatto a resistere in quelle condizioni? Io credo che non lo so, con un coraggio immane veramente, perché ne hanno sopportate tutte le situazioni possibili, però sono riusciti a rimanere. Hanno rimanere forse perché erano molto anziani, forse con un altro tipo di coraggio, ma non perché gli altri sono venuti via, che il loro coraggio era meno, perché venivano costretti, le case erano occupate, perché tutte le popolazioni jugoslava veniva e entrava nelle case vuote anche e li mandava fuori. Ecco, sì, quindi una completa violazione della proprietà, e quindi si accaparavano, cioè si prendevano la casa completamente. Sì, naturalmente sì. Anche l'azione esercitata dalla polizia sull'ambiente aveva portato ad una situazione intollerabile, per cui un rappresentante italiano e i suoi collaboratori, cioè la presenza del governo italiano, erano tenuti completamente staccati e separati dall'ambiente. Quindi quando uno si recava per fare le proprie dimostranze o chiedere, avevano paura di andare, avevano paura. Ecco, ricordiamo Silvana, che quella terra, l'Istria, era Capodistria, la città di Capodistria, era, ma non solo, cioè era sempre stata italiana, cioè dal tempo ancora della Serenissima. Certo, italianissima. Ci fu questo momento così, questa scelta accelerata dello Stato, del governo di allora. E poi ci furono anche dei, come si può dire, c'è stata anche poi la parte negativa con il fascismo che hanno fatto. Sì, perché il fascismo impose anche a loro, sì, perché le comunità italiane e le slovene, che io abito qua, noi siamo in minoranza, no? Noi italiani, sì. Però loro, le persone aperte, le persone con cui io parlo, perché siamo ben inseriti come famiglia, venivano offesi, per esempio andavano in autobus e le ragazzine parlavano la loro madrelingua, perché cosa significa madrelingua? Tu apri gli occhi al mattino, parli la madrelingua che tua madre e i tuoi genitori ti hanno insegnato, sì. Quindi venivano schiaffeggiati dai fascisti. E da ragazzino sa subire già queste cose, mi feriva molto. Hanno cambiato i nomi anche sulle tombe, anche qua da noi, dall'italiano, dallo sloveno all'italiano, se li cambiavano. E quindi c'è stato, dopo, quando c'è stato tutto questo, questa scelta di dar via le terre, perché logicamente Tito e i suoi partigiani sono entrati i primi a Trieste, sì. I primi sono entrati loro. A Barcola, nella parte della città centrale, sì. E che qui vantava il diritto Trieste è nostra. Ah. E dopo ci fu tutto una scelta politica, ma perché hanno dovuto pagare tutto soltanto questi italiani di una guerra persa? Perché sì. Hanno dovuto pagare loro queste terre meravigliose? È una domanda interessante questa, ecco. Perché non si è mai chiesto, io me lo chiedo spesso, però non l'ho mai sentito. Non l'ho mai sentita questa domanda. Come mai? Allora, possiamo arrivare ad una prima conclusione, sì? Nel nostro piccolo, così, in questa conversazione, devo dire anche triste, perché insomma... È molto triste. Ne abbiamo, ecco, però raccontato. Importante è che ci sia questo ricordo in questi anni, no? Sì. Sono 12 anni, è importante, è importantissimo questo passo.
Ecco, dicevo, possiamo però, Silvana, arrivare ad una conclusione, cioè che ci sono state delle responsabilità gravissime, io credo, cioè, potremmo definirle addirittura incommensurabili, sia da parte dei fascisti che da parte dei comunisti. Sì, tutti e due, tutti. Ecco, perché è bene precisare, perché altrimenti dopo sembra che il pendolo tende a prendere più da una parte, no? Dall'altra, no, bisogna essere qui proprio. Esatto, e questo ci tengo infatti a precisare. Io ci tengo molto, perché anch'io vivo insomma insieme alle comunità riconosciuta, no? Sì. della minoranza etnica slovena. Poi è giusto che venga riconosciuta la realtà della minoranza etnica in Croazia e in Istria, certo. Che vada alla pari. C'è sempre un poco di discrezio, perché logicamente tutti non abbiamo la stessa visione, ma basta parlarne con moderazione, basta spiegare, basta cercare di capire, se le cose si superano. Sì, ma io sono convinto che più popoli possono convivere insieme senza nessun problema. Il problema è che a volte gli odi vengono indotti dall'esterno, certo, da qualche potere, diciamo, no? È un potere, sì. E lo stiamo vedendo proprio in questi ultimi anni, a livello proprio internazionale. Senz'altro. Ecco, io guarda, Silvana, non voglio portarti via altro tempo, anche vista l'ora, so che... No, non c'è nessun problema. Ecco, io ti ringrazio per questa riflessione che ci hai portato qui a Radio Science, e quindi non dimentichiamo... Sì, che mi interessa proprio dire che non vorremmo mai negare a nessuno l'aiuto e l'accoglienza, di cui siamo convinti di farlo, ma è anche innegabile che l'ospitalità che oggi il nostro paese offre è di gran lunga superiore a quella che in quei tempi passati ha offerto ai suoi stessi figli. Concludo con queste parole. Ecco, allora io, guarda, ti ringrazio, un saluto anche alla tua famiglia che conosco bene. Grazie. E io stacco il collegamento, noi ci sentiamo molto presto, speriamo anche di vederci magari con Radio Science per fare qualche altra intervista, magari anche con video, visto che Science è anche televisione internet. Grazie ancora a Silvana Mondo per queste spiegazioni. Grazie a voi, buona serata e buon proseguimento. Grazie Silvana. Grazie, ciao. Bene, allora stacchiamo il collegamento con Trieste. Massimo, volevo dire, è stata veramente molto interessante la cosa. Mi ha fatto capire, cioè, che le colpe sono di tutti, di questa vicenda. Quello che capisco, non esiste chi non ha colpa. Anche di quelli che oggi si ricordano di queste disgrazie, di questi accadimenti, di questi martiri verso esseri umani di qualsiasi nazionalità siano, perché non ha importanza se sono italiani, sloveni, internazionali. Io credo, oggi per esempio leggevo che la destra italiana per esempio ha pubblicato un manifesto che dice che la sinistra dimentica ma noi no, eccetera, no? E poi sono stati smentiti perché hanno messo una fotografia. Sì. Questa fotografia è stata hanno detto che la Wiming Foundation ha detto che questa fotografia è uno squallido fotomontaggio, anche ripugnante, cioè fa vedere di soldati con falce e martello dietro che sparano a 5 individui con il tricolore, no? Cioè hanno le casacche del tricolore. E invece si va a capire che questo è uno scatto del 42, noto agli storici fin dall'immediato dopoguerra. In fin dei conti, questa fotografia che cos'è? Altro che erano soldati del Regi italiani che sbaravano, che fucilavano degli sloveni. C'è sul Fatto Quotidiano, no, questo articolo che è molto interessante. C'è oggi, ancora oggi, a distanza di tanti anni, si cerca di accaparrarsi come si deve dire, il primato di dire: sono io che ti ricordo. No, qui non è che una parte o l'altra debba ricordare, perché soprattutto l'ultima guerra ha avuto sono state delle disgrazie in mano, dei massacri in mano, se vogliamo ricordarci, no? Quelli che hanno passato gli ebrei, che hanno passato tanti altri popoli, non solo. Certo.
quindi certo. Però si parlava molto degli ebrei e poco di questa vicenda. Questo è vero, è verissimo, tanto è vero. Io non ho conosciuto di persone quando ero ragazzo, perché a Napoli c'era un campo profughi di persone che venivano dalla, diciamo, da queste zone della Slovenia, addirittura fino a Napoli. Avevano dei campi assi. Cioè, noi italiani facevamo venire questi italiani e li mettevamo dei campi assi. Cioè, e capite, come se fossero stati degli immigrati, come stiamo trattando gli immigrati adesso. Sì. Cioè, è questo che mi fa vergognare certe volte dei nostri governi e soprattutto del nostro popolo, che tende a dimenticare. Ho tenuto a precisare questo, Massimo, perché Radio Science, come fai tu, Massimo, con pianetaogtv.net, a noi non interessano gli schieramenti politici, non interessa il partito politico. A noi interessa la verità dei fatti, e qualsiasi sia, anche se poi delle volte può andare anche contro i nostri, diciamo, interessi, come devo dire, politici, però bisogna dirla. Sì. Non bisogna nasconderla. Sono d'accordo su questo. E noi qui non nascondiamo, anche se io posso essere di una fede politica, però non nascondo che questi sono fatti che li devo dire, perché sono fatti esistiti. Certo. Su persone che hanno sofferto, è questo che bisogna dire. Quindi non ha importanza, non nascondiamoci, diciamole le cose. Sì. È quello che facciamo, appunto, per non far dimenticare, per risvegliare quel neurone, quella coscienza che c'è ancora negli esseri umani, Massimo. Sì, infatti lo scopo anche di queste trasmissioni è, primo, di far emergere nel nostro, sempre ripeto, nel nostro piccolo, perché però noi ci proviamo, di far emergere le verità, di dare una linea, diciamo così, che non sta né a destra né a sinistra, che si può fare se si vuole, perché c'è chi mi ha detto: ma è impossibile non cadere o a destra o a sinistra. No, se poi uno vede che certe verità tendono, non so, a essere più a sinistra che no a destra o viceversa, vabbè, se la vede lui, però quella è la verità. Quindi noi dobbiamo essere più possibili obiettivi, Massimo, e senza andare dietro a politici. No, questo è un accadimento storico. Mm. Cioè, quindi non possiamo non dirlo. Sì. Non possiamo dire la verità. Che dietro tutto questo cosa c'è? Perché secondo me c'è anche qualcosa di molto più grosso. Che non ci dimentichiamo, dopo che siamo entrati nella NATO, che cosa ha fatto, cosa ha combinato la NATO. Cosa stiamo combinando oggi? Io invito molte volte, cioè invito, volevo mettere, avevo trovato dei video, Massimo, di quello che era stato fatto in Afghanistan e in altre parti, dove c'è la guerra adesso, no, in questo momento. Ho visto dei video che sono talmente brutali, talmente tremendi da guardare, cioè che mi hanno terrorizzato, mi hanno fatto accapponare la pelle. Video dove tu oggi in Afghanistan, oggi in Siria, oggi in altre parti, dove le bombe che vendiamo anche noi italiani, sì, stanno massacrando bambini. Ho visto un video dove c'erano tutti i bambini distesi a terra morti dopo un bombardamento della NATO. Sì, li abbiamo visti. No, adesso la cosa che mi fa inorridire è che adesso è questa, e non li mando in onda proprio perché sono troppo forti. Sì, no, sinceramente, certo. Non riesco a mandarli in onda, non sono riuscito neanche a finire di vederli io questi video. Cioè, beh, ti credo, guarda che la stessa cosa mi capita anche a me. Per questo, e quindi, come vedi, l'essere umano è la cosa, secondo me, Dio esiste, bene, è la cosa più brutta che abbia creato Dio, l'essere umano. Viene da dire così. Però dico, non si può trattare altri esseri umani in questo modo, qualsiasi siano. Ci sono anche delle regole da rispettare, cioè la natura, la vita, e se l'uomo di questo pianeta non la rispetta, io credo che, appunto, visto che c'è un Dio, prima o poi la pagherai a caro prezzo. Me lo auguro, Massimo, me lo auguro. Perché vedi, fanno presto a dire, caro Rosario, no? I raid russi in Siria hanno ucciso tutti i bambini, no? Bene. E quando la NATO ha bombardato l'ex Jugoslavia, l'Iraq prima, eccetera, con i proiettili chimici, cioè ad uranio impoverito, e cioè armi chimiche,
per quanto qualcuno non dica che non è vero. Dopo sono nati bambini che sono, io ho visto delle immagini, c'è stata anche una interazione parlamentare di un noto politico circa 10 anni fa, insomma, voglio dire, delle immagini pazzesche, dei bambini deformi, ma tu dovessi vedere che roba. Allora, ecco, solamente, allora, primo, solamente, sarebbe da dirlo a queste testate nazionali, scusate, ma solamente la Russia ha ucciso questi bambini e la NATO no, forse? E perché non completate la notizia, dite sia l'uno che l'altro? Ecco, quindi c'è una, come dire, un'influenza, c'è un'informazione pilotata, e noi siamo qui anche per parlare di questo, per dire al cittadino state attenti che canali guardate, che telegiornali guardate. Certo, ecco, perché bisogna far sapere tutta la verità, cioè non dobbiamo nasconderci dietro un dito, perché anche se per me può essere scomoda la verità, ok? Ma la verità è verità, bisogna dirla. Poi ovviamente la dici così com'è, poi dopo ognuno ne trae le proprie conseguenze, cioè si fa un'idea di quella verità, perché sai Massimo, oggi tutti gli esseri umani tendono a portare avanti la sua verità, la propria verità, la verità nella quale lui crede, non la verità. La verità, dicono molte volte che la verità ha molte facce, no? È vero, perché se tu senti parlare sullo stesso argomento tra tre persone, ma parliamo delle cose più stupide come il calcio per esempio, lo sport, senti parlare tre persone di tre squadre diverse, hanno la loro verità anche, non so se avete idea. Quindi per questo già l'essere umano è fatto male, però, ma quello che io non sopporto è che dobbiamo usare le armi per portare la pace. Se non l'ho mai sopportato questa, mai sentite sempre questa frase, questa, no? È un'altra finzione dei media e questo concetto che non, cioè, dicono io di uso no, le armi, uccido per portare la pace. Sì. Cioè, certo. Mi sembra una cosa abbastanza strana, no? Cioè, una cosa che, cioè, è un problema grosso. A chi porto la pace? Ai morti dopo? Certo, li uccisi, quindi. No, ma loro dicono noi esportiamo la democrazia in questi paesi perché sono dittatori, solo ai dittatori che gli sono antipatici intanto, cioè, come prima considerazione. E seconda cosa, mi sembra a me che da prima ad oggi le cose non è che sono cambiate tanto in positivo, quindi che razza di democrazia hanno portato? Allora qui certi giornalisti, no, nel nazionale dovrebbero dire no, ma cosa stiamo dicendo agli ascoltatori qua? Qualcosa non quadra forse, no, questo no, dovrebbe non quadra, riflettere. Non quadra, ma tu lo vedi ancora oggi con quello che ti dicevo prima, di quella foto che ha messo la destra, la destra per, dice 10 febbraio per non dimenticare, insomma, che vanno a sbagliare, allora, a mettere una fotografia addirittura, la cosa che non posso ammettere, cioè, quando io metto una foto faccio una ricerca, soprattutto se sono un partito politico e voglio dire qualche cosa alla gente, cerco di fare un'indagine. Certo. E qui sembra addirittura, dice, dicono almeno nell'articolo, no, di quella foto, perché è lì che mi ha fatto un po' arrabbiare sta cosa, perché io non bisogna avere il primato di dire una cosa, cioè bisogna dire la cosa e basta. Dice l'articolista, no, che lo scatto del 42, che nota gli storici fin dal immediato dopoguerra. Insomma, la foto compare infatti già in alcuni libri del 40, tra i quali 29 mesi di occupazione italiana nella provincia di Lubiana, di Giuseppe Piemontese. Questo è un libro che uscì nel 46. Dice: la divisa e l'elmetto dei soldati sono identici a quelli di tante immagini, di altre immagini del nostro esercito alle prese con l'occupazione di Slovenia e Croazia tra il 1940 e il 43. E dice: con ogni probabilità la foto ritrae la divisione granatiere di Sardegna attiva nella provincia di Lubiana in quel periodo. Cioè, la scattata da un fotografo a seguito del nostro esercito, la foto, e il cui originale è conservato all'Istituto di Storia Contemporanea di Lubiana, la capitale della Repubblica Slovena, fu confiscata poco poi insieme ad altre nell'immediato dopoguerra, eccetera, eccetera, eccetera. No? Queste foto. Sì. Dico io, volete dare la notizia? Per l'amor del cielo, bisogna darle, giusto ricordare, ma diamo verità.
Ma mettiamo la foto, non c'è bisogno di mettere la foto. Perché parliamo dell'argomento, entriamo nel merito della situazione. No, perché, la foto, perché non abbiamo bisogno di primati di nessun tipo, perché le barbarie non si possono dimenticare, di certo. Qualsiasi natura siano. È fatto sia bene della seconda guerra mondiale, sia quella della prima guerra mondiale, sia cioè sono sempre stata da che ci ricordiamo. La guerra non ha mai portato nulla di buono. Certo. È quello che stiamo facendo oggi, barbarie di oggi. Ecco, è sì, tutta una cosa concatenata, Massimo, non c'è niente da fare. No, io vorrei concludere così questa diretta dicendo ai nostri ascoltatori. Cercate di diffidare, di anche di non ascoltare proprio e di metterci, come dire, un segno sopra, no? Ai nomi di quei politici che nelle TV nazionali dicono che è giusto, che giustificano le guerre. Questo è veramente, veramente grave. Quindi, ripeto ai nostri ascoltatori, non ascoltate quelle persone e girate canale, togliete quel canale dal telecomando quando sentite questi discorsi. Va bene. Benissimo, Massimo, è stata molto interessante questa chiacchierata che verrà messa su YouTube, quindi questa trasmissione l'ho registrata e quindi la ripeteremo perché questa testimonianza merita di essere rivista e rivista e rivista e rivista ancora. Certo, ti ringrazio Rosario per questo, anche per questo lavoro che stai facendo in parallelo con me, e quando c'è bisogno entriamo a reti unificate proprio per amplificare questo messaggio per la tutela della vita del pianeta, del nostro habitat, della nostra regione, e quindi andiamo avanti con questa linea che credo costa, perché noi siamo, come dire, indipendenti, dei freelance, e quindi dobbiamo non guadagniamo niente a fare questo servizio pubblico, anzi spendiamo soldi, però ci crediamo in questa missione di giornalisti e certo. andiamo avanti. E ricordo anche i nostri ascoltatori. Volevo ricordare che questa trasmissione è andata in onda anche su Radio Reno Web, la nuovissima radio web radio di Alfredo Stori, che possono trovarla sul sito radioreinoweb.it. Quindi siamo andati in audio anche su Radio Reno Web, sì, mi è preceduto, del nostro network, sempre di quel progetto del network che stiamo cercando di portare avanti. Esatto, stavo per ricordarlo io, infatti mi è preceduto. Scusami allora, non l'avevo detto all'inizio perché mi sembrava brutto, perché eravamo già entrati nel vivo, no? con l'intervistatrice, con la persona che ho intervistato, quindi... ho detto alla fine voglio ricordarmi perché merita veramente, perché l'amico Alfredo sta facendo uno sforzo grosso lui dietro questa radio, questo blog. Ovviamente chi ci guarda sulla web TV, cari amici, potete vedere Pianeta Oggi TV, che ho messo il bannerino con il sito www.pianetaoggitv.net, direttore Massimo Bonella, che lo state ascoltando e non vedendo questa sera anche sulla web TV. Bene. Dovremmo ricavare infatti un piccolo angolo per lo studio. Sì, poi web, dopo andiamo... ci si infatti, organizza, no Massimo? Non lo dicevamo prima che siamo un po' in fase sperimentale, anzi a tale proposito, ecco, colgo l'occasione, come ho fatto anche alla radio di Fontanafredda domenica, e quindi quando andrà in onda questo registrato, vale a dire, anzi lo ricordiamo, domani sera alle 20:30 con la regia di Paolo Gavazzo, e parleremo appunto del problema del pianeta, il pianeta che sta vivendo in una situazione abbastanza drammatica. E dunque, come ho fatto appunto a Radio Fontanafredda, lo dico anche qui, ricordo appunto e vorrei salutare Alfredo Stori dagli Appennini, che ci ripete con questa nuova emittente Radio Reno Web, che sta emergendo sempre di più. Speriamo che se ne colleghino delle altre, in modo tale da realizzare una rete radiofonica web. È un po' una novità questa idea, che è partita da Rosario Moreno.
Allora, alle 22:12 io mi congederei dai nostri ascoltatori, a meno che non hai delle domande, No, Rosario. nessuna domanda, ricordo soltanto di fermarsi perché manderemo adesso la replica di Osservatorio Antimafia della settimana scorsa. Giusto Ah sì, perché siamo in tema, insomma, che questa sera abbiamo occupato lo spazio iniziale appunto di Osservatorio Antimafia perché non andavamo in diretta appunto con la trasmissione per problemi tecnici con Bari. Sì, infatti, ecco, io a tale proposito saluto anche i colleghi bravissimi Antonella Intranò e Ugo Lombardi, che li ritroveremo la prossima settimana sia con Spazio Aperto che con l'Osservatorio Antimafia. Guarda, prima di chiudere ti do una notizia al volo, c'è stato un lancio poco fa, dunque dall'estero la Russia praticamente sta bloccando l'import di mais e la soia dagli USA. Brevemente la Russia ha deciso di bloccare le importazioni di mais di soia dagli Stati Uniti a partire dal 15 febbraio, sostenendo che non rispettano gli standard fitosanitari richiesti dalle autorità di Mosca. E quindi questo lo fa sapere l'ente russo che si occupa dei controlli in È agricoltura. già partita la Quindi guerra economica, insomma. insomma, ecco, si parla qui. È da un po' che io dico, sento rumori strani di guerra a livello mondiale. Speriamo bene, perché se qualcuno pensa, parlo sempre di quella che è l'alta vertice della finanza dietro, no? Che fa un po' girare il mondo, no? Come vogliono, e quindi anche poi i vari governi, eccetera. Ecco, se loro pensano di far scatenare una guerra, e quindi si parla poi di atomica, una guerra atomica sul pianeta Terra, che vuol dire distruggerlo, vuol dire fare non so quanti miliardi di morti, e si prendono una di quelle responsabilità, ma una di quelle responsabilità incommensurabile, che io non vorrei nemmeno essere al posto loro con il pensiero. Non so se mi sono stato, non so se mi sono No, no, spiegato. no, ti sei spiegato benissimo, caro Massimo. Non... Perché fa brivida questa cosa qua. È una cosa veramente tremenda, quindi cerchiamo di stare con le antenne alte, con gli occhi aperti, sperando che le situazioni non si ingigantiscano nel male. Speriamo bene, noi continuiamo a informare in maniera più corretta possibile, e speriamo bene. Caro Rosario, io ti auguro una buona notte, buon lavoro, perché so che adesso tu devi poi curare tutto il palinsesto di Radio Sirius. Da parte mia mi congedo con i nostri ascoltatori, gli auguro una buona notte e buon proseguimento con i programmi radiofonici di questa nuova emittente Radio Sirius e Radio Reno Web. Ciao Rosario, Ciao buonanotte. Massimo, grazie di tutto e un caro saluto a tutti quanti. Mando la sigla e poi dopo restate con Osservatorio Antimafia alla replica.